Ciao, l'altro giorno stavo guardando un quattro chiacchiere di Marco Montemagno insieme a Massimo Doris, l'amministratore delegato di Banca Mediolanum. E all'interno di questo quattro chiacchiere è emerso in un passaggio il rapporto che hanno le tradizionali banche, le vecchie banche che conosciamo, con le nuove start-up che offrono proprio servizi bancari. Siccome lo ritengo un argomento molto interessante, ho deciso di approfondirlo. Premessa, è un argomento abbastanza complicato. E per un outsider come me sarebbe difficile riuscire a dire di poter conoscere bene questo argomento avendolo studiato in poco tempo. Penso che probabilmente 6 mesi non basterebbero per potersi ritenere esperto, quantomeno per poter dire di conoscere l'argomento in maniera piena ed esaustiva. Tuttavia, siccome all'interno di questo canale dico sempre che condivido il mio percorso di apprendimento, penso che comunque parlare del rapporto tra le banche e le start-up che offrono servizi bancari sia comunque coerente e in linea con l'impostazione che voglio dare a questo canale. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo. Dopo il 2000, anche se ovviamente non esiste una data esatta per sancire questo passaggio, ma comunque possiamo dire che dopo il 2000 le nostre abitudini sono cambiate in relazione all'evoluzione della tecnologia. E tutta una serie di azioni che prima ci richiedevano tempo e che potevano essere delle scocciature, abbiamo cominciato a farle sempre più rapidamente, grazie prima al computer e agli smartphone successivamente. Infatti adesso non abbiamo problemi a prenotare un albergo tramite il telefonino, a mettere in affitto per brevi periodi la nostra casa su internet, a prenotare un taxi tramite lo smartphone e in generale a fare tutta una serie di azioni che comunque prima richiedevano appunto del tempo e degli sforzi leggermente superiori. Questo passaggio verso queste nuove abitudini tecnologiche non è stato però seguito sin dal principio dal mondo delle banche. Io stesso, per esempio, nel 2014 ho aperto il mio primo conto corrente, relativamente poco tempo fa, ma nonostante ciò mi sono dovuto recare necessariamente allo sportello della filiale della mia banca, ho dovuto fare la fila, ho dovuto compilare e firmare tutta una serie di scartoffie. Perché non si è sviluppato così velocemente e soprattutto che cosa ha comportato questa cosa? Inizialmente le banche non si sono adeguate, da un lato probabilmente perché diciamo cambiare il primo modello di business rappresentava un problema, visto tutte le autorizzazioni e le pratiche burocratiche che sono necessarie nel mondo della finanza, e sicuramente perché comunque non ne vedevano il motivo, infatti non si sentivano in nessun modo minacciate da altre realtà. Tuttavia, dopo il fallimento di Lehman Brothers, sono cominciate a nascere una serie di start-up tecnologiche in ambito della finanza e proprio da qui è stato coniato il nome FinTech, da Financial Technology. Queste start-up offrivano i servizi finanziari più disparati. Alcune sono famose e le conosciamo tutti, come per esempio Revolut ed N26. Altri invece sono più sconosciute perché magari si rivolgono solamente agli addetti ai lavori, essendo principalmente startup business to business. Un esempio di quest'ultima categoria, per esempio, è Currency Cloud, che sebbene nessuno di noi conosce, o quantomeno io non conoscevo, è comunque un'azienda abbastanza rinomata tra gli addetti ai lavori e offre software di elaborazione riguardanti le transazioni internazionali e li offre agli istituti finanziari. Quindi abbiamo detto che Lehman Brothers è fallita e che da un lato i vecchi istituti finanziari non si sono adeguati al cambiamento tecnologico e dall'altro sono cominciate a nascere tutta una serie di start-up in ambito fintech. Ecco, l'oggetto di questo video è: la banca tradizionale e la fintech rappresentano una minaccia l'uno nei confronti dell'altro? Studiandolo ho scoperto che non è necessariamente così, infatti parecchi addetti ai lavori dimostrano come le fintech possono rappresentare un'innovazione per le banche tradizionali e le banche tradizionali possono significare un booster nei confronti del fintech. Facciamo un paio di esempi. Currency Cloud, l'azienda di cui ho parlato poc'anzi, che offre software per l'elaborazione delle transazioni, ha ricevuto un round di investimenti molto importante dal tradizionale istituto finanziario, ovvero BNP Paribas, e JP Morgan, una delle Big Four banche americane, ha recentemente istituito un fondo di investimento con lo scopo proprio di investire in startup in ambito della finanza, proprio con lo scopo di rivoluzionare il settore bancario. Se da un lato ci sono banche che preferiscono acquistare o investire in aziende già esistenti, esistono anche banche che decidono di creare da zero il loro
prodotto innovativo. Due esempi tutti italiani sono Banca Sella e Banca Mediolanum. Banca Sella fino a poco tempo fa deteneva il 100% della proprietà di Hype, e il conto che probabilmente qualche anno fa abbiamo visto in parecchi video YouTube, che aveva proprio delle funzioni particolarmente innovative per quanto riguarda gli acquisti online. E Banca Mediolanum ha da poco lanciato Flowy, un conto corrente con una chiara mission ambientalista che si rivolge a un segmento di clientela totalmente diverso da quello di Banca Mediolanum. Ecco, quello che secondo me è interessante è come queste due banche, che comunque hanno una credibilità e sono molto importanti, abbiano deciso di lanciare degli asset aziendali proprio separati e paralleli, tanto che il consumatore finale, probabilmente il correntista Flowy oppure chi si fa una carta Hype, se non va necessariamente a scavare e a vedere cosa c'è dietro, neanche sa che la proprietà è detenuta in un caso al 50% da Banca Sella, in un caso al 100% da Banca Mediolanum. Nel fare questa operazione anche le pubblicità che vengono fatte da queste aziende sono totalmente diverse dal modo in cui fanno branding con il loro marchio principale, tra virgolette. Bene, sicuramente la prossima volta che io vedrò un conto corrente innovativo come nel caso di Flowy o comunque un servizio bancario fintech, quello che mi domanderò sarà cosa c'è dietro e se è in qualche modo legato a quello che potrei considerare un istituto finanziario tradizionale. Sicuramente sul rapporto tra fintech e banche ci sarebbe ancora molto da dire, e vi confido che mi piacerebbe in futuro invitare un ospite esperto proprio di fintech che possa rispondere a tutte le mie curiosità su questo argomento. Io in ogni caso ti ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.